Se non sei in Sicilia, ma vuoi mangiare la granita e ti manca la brioche, quello con il tubo, allora realizza la casa e segui questa video ricetta. Sono necessari 180 g di latte, un cubetto di lievito di birra, 10 g di miele mille fiori, 2 uova, ma qui ce n'è soltanto uno, 80 g di burro, 80 g di zucchero semolato, una fialetta di aroma d'arancia, 500 g di farina, meglio se Manitoba, 10 g di sale fino e poi per spennellare è necessario un uovo e del latte. Il latte, il lievito di birra precedentemente spezzettato, il miele. Se avete il bimbi, mescolate a velocità 3 per un minuto a 37 gradi. A questo punto aggiungere le uova, il burro, lo zucchero, la fialetta aromatizzata che non esce, la farina, il sale, mescolare per 2 minuti, se avete il bimbi utilizzate la velocità spiga. Risulterà un impasto un po' appiccicoso, ma va bene così. Lasciamolo riposare nel forno per 2 ore. Vi suggerisco di mettere anche un bicchiere di acqua calda. Se vedete che si forma una certa umidità all'interno del forno, sappiate che è normale. Trascorse almeno 2 ore di lievitazione, possiamo finalmente formare le nostre brioche. Tutti coloro che hanno il bimbi possono far lievitare il loro impasto direttamente nel bicchiere metallico. Dobbiamo creare 2 palline, una da 80 grammi e l'altra da 15 grammi. Quella da 80 grammi è la base della nostra brioche che schiacciamo, creiamo un buco e poi poniamo il tuppo nella parte superiore. E adesso possiamo spennellare con l'uovo e il latte. Possiamo adesso metterli nel forno spento e farli lievitare per ulteriori 2 ore. Ecco le nostre brioche lievitate e possiamo notare l'aumento di volume. Mentre facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi, diamo l'ultima spennellata. Li mettiamo nel forno e ci vediamo fra 20 minuti. Ed ecco le nostre brioche pronte. Assaggiamo la nostra brioche con il tuppo. La prima cosa che si fa, si apre il tuppo. Un odore straordinario. Assolutamente da provare con la granita.